10 gol si bloccava. Presentate le vostre armi!
Rimettetevi! Le armi a terra! Riposate sulle vostre armi! Gridate con me! Un ringraziamento a Massimiliano, perché sinceramente non era una cosa semplice, e mi fa ancora più piacere perché per l'ennesima volta dimostra il legame profondo che c'è tra Castelfiorentino e Firenze. Non è casuale che Massimiliano molto probabilmente sia capitato qui a Castelfiorentino, e questo ci ha dato modo di organizzare questa bellissima giornata, che per noi è un motivo di orgoglio. Da tifoso viola, motivo di orgoglio una volta in più, perché da ieri siamo in Europa dopo 6 anni e per me è un'emozione. Secondo 2 volte. Bene, sono contento per fare qualcosa per i castellani, portare un po' la Firenze nella piccola Firenze. Sono orgoglioso e spero che questa attività riesca a raccimolare un po' di soldi per la misericordia, per comprare un mezzo pubblico per la misericordia di Castelfiorentino. Ogni anno sicuramente ci saremo. Castelfiorentino è l'unico comune della provincia di Firenze con il giglio non accapponato, perché la pace di Montaperti fu firmata qua e la Repubblica Fiorentina gli concesse il giglio come Firenze. E oggi appunto siamo a Castelfiorentino, per cui io accoglierei, incominciamo con un grande applauso, i bandierai degli Uffizi. Thank you.
Vincenti al comando! Badate a voi! Le armi in pugno! Presentate le vostre armi! Salutate! Rimettetevi le armi a terra! Riposate sulle vostre armi! Gridate con me! Viva Fiorenza e Castel Fiorentino! Adesso verranno lette le grida per il magnifico Messere, interpretato da Massimiliano Monti, che tra l'altro è colui che ha organizzato tutta questa manifestazione. Magnifico Messere, oggi in questo campo di Fiorenza nostra tu vedi pronti a esercitar battaglia con il vigore da essi espresso i giocatori che per tuo diletto lotteranno con nobiltà rispettando regole antiche. Dico adunque che nel tal gioco delle due schiere contrapposte siano ammessi uomini di ragguardevole prestanza, al fine che gli esercizi di lotta che andranno a fare, pur con estrema fatica, non pieghino loro nel corpo. Come antica battaglia in Fiorenza assediata, dai due contendenti trionfi, la parte migliore e sopra qualsiasi controversia possa vincere la cavalleria che ogni uomo di valore viene inciso in cuor suo. Magnifico Messere, dietro a tuo cenno dirò di disporre i calcianti alla contesa, sgombro sia il terreno e che lo scontro abbia inizio. Maestro di campo, a te il comando. Un attimo, scusate, potreste rimanere nelle vostre posizioni, grazie. Grazie. Avete ragione, ma abbiamo... Allora, è qui con noi... Cinzia non è qui a caso, oggi è venuta perché noi abbiamo da ricordare un amico, calciante di quelli che non ha mai avuto problemi in campo, ma al tempo stesso non ha nemmeno mai creato problemi a nessuno. Un calciante che è rimasto fedele al suo ruolo per decine di anni, e chi rimane per decine di anni su questo campo è perché è veramente un uomo. Andrea Bartolini. E le sue glorie hanno fotografato questa maglia proprio per questa occasione di Castel Fiorentino, e adesso la consegnano alla figlia Cinzia. E quando uno se ne va, uno ciascuno di noi, a quel punto c'è soltanto un colore, o tutti e quattro, come preferite. Grazie Cinzia. Grazie. Bene. Passo. Omaggio per il nostro magnifico Messere, Massimiliano Monti. I calcianti hanno pensato di ringraziarti personalmente, tanto vi conoscete. Sì. Siamo dei grandi amici. Non può neanche le presentazioni. Per aver contribuito a realizzare questo evento, il primo evento a Castel Fiorentino, e pensate che ai tempi della Repubblica Fiorentina
Castel Fiorentino era la città più importante riconosciuta dalla Repubblica Fiorentina, che gli aveva consentito di tenere gli stami sul Giglio, Giglio Rosso con gli stami. Fu l'ultimo baluardo dopo Volterra a cadere prima che Firenze fosse assediata. Castel Fiorentino, non siamo qui per caso. Grazie. Il giallo segue il quartiere di San Giovanni. Nei colori verde e nero. Bandiera con il battistero, le chiavi della città in oro, in campo azzurro. Segue il quartiere di Santa Croce. Colore azzurro con i volti gialli, croce dorata in campo azzurro. Segue l'insegna delle vecchie glorie del calcio storico fiorentino, il capitano e l'alfiere di parte rossa. I calcianti bianchi e rossi che per l'occasione giocano in maglia bianca, quartiere di Santo Spirito. Santa Croce di San Giovanni. Chiudo il torneo, i bandierati più fitti che abbiamo potuto ammirare nella precedente istituzione. Raggiungono il rispettivo spazio per lo schieramento iniziale. Adesso comincia l'esibizione, cominciamo il calcio storico fiorentino, due minuti. Le sue origini vengono dall'Arpastum, il gioco romano delle legioni, che era un gioco per provare la battaglia in realtà. Poi la prima partita del calcio storico si dice sia è stata giocata il 17 febbraio del 1530 in piazza Santa Croce, con Firenze assediata dalle truppe imperiali francesi. Il carattere dei fiorentini è sempre stato uguale, no? Non ci si faceva mai mettere sotto da nessuno, per cui ci assediavano e non si giocava a pallone. La prima partita fu fatta tra verdi e bianchi e in realtà non si è mai saputo il risultato di quella partita, ma non era importante, è che è stata la prima partita del calcio storico. E noi come associazione dei veterani ogni 17 febbraio in piazza Santa Croce rigiochiamo quella partita. Negli ultimi due anni c'è stato qualche problemino, non si è potuta giocare, ma comunque la rigiocheremo, e già la giocheremo a giugno, perché deve essere così. Ecco Nicolai, protetto da Crescioli, che prova ad affrontare, ma viene catturato da Calamandrei, grandissimo Cala. Cala riesce a interrompere la palla, non è più giocabile, che verrà nuovamente alzata al centro. Ecco che l'arbitro alza il pallone e questa volta è la squadra azzurra che conquista il pallone. Il
E anche Nicola che cerca un appoggio sicuro, lo trova su Valenti. Ecco lì. Ottimo lavoro di Serra. Gianluca Lapi carica su Bettarelli. San Giovanni Lapi. Adesso è la squadra Curra che organizza il gioco. Prendetelo! Serra riesce a tirargli lui addosso per liberare Bertarelli e ora Lapi. Ancora. Parata ancora di Orlandini. Più coperti, molto più coperti. Più sicuri. Bravo, bravo, bravo. Parte Nicolai, parte Diego, passaggio a liberare, caccia, ancora la caccia per la squadra bianca, conquistata la bella palla da Galletti, ottimo, un'altra battuta, battuta, tutti i benvenuti che hanno contribuito a raccogliere i fondi per la misericordia di Bertarelli. Grazie veramente alle vecchie glorie, ma soprattutto alle persone che con la loro presenza hanno voluto contribuire a un contributo con la nuova ambulanza per la misericordia di Bertarelli. Grazie. Intanto la battaglia va avanti. Ancora Serra. Dali! 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 Dali!